vai, vai, sei sul pezzo. Vai. Gestisco. Gestisci, gestisci. Io lo sapevo. Dai, dai, ce la puoi fare. Adesso è confuso, ma tu hai la skill. Tu hai la skill. Tu hai la skill. Non sta confuso, devi scuotere il Ciao ragazzi, eccoci pronti per un nuovo gioco che chiameremo per questa volta. Ma solo per questa volta? Ma solo per questa volta. Scusa, che sia un nome originale. Non lo so se è originale, lo chiameremo Reazione a CrossFit. Comunque tu sei il Pippo Baudo del CrossFit. Ma per il naso? Allora ragazzi, andiamo avanti. Gioco molto semplice, ognuno di noi dirà una parola a testa, ok, ovviamente che farà parte all'interno del mondo CrossFit, quindi può essere un esercizio, può essere un protocollo, può essere un workout. Allora siamo pronti per partire. 40 secondi. È a eliminazione diretta. Ah, io non vedo l'ora di uscire. Partiamo esattamente tra 3, 2, 1. Forza ragazzi. Chi parte? Dai, tu piangi. Dai, una parola. Facciamo così il giro. Vado io, vai. La più semplice è il squat. Squat toast bar. Però devi ripartire. No. Row. Work capacity. Yoke. Ma che yo carry? Yo carry. Ma che carry sempre con la Y. Sì, quattro. Tre. Due. Uno. Non so uscire per primo. Doria. Dai, però con la Y che però prima la gioco, perché la so. Non è con la Y. E allora parte Danilo. Pronti? 3, 2, 1, vai Dani. Vado... Uno a caso. Ego bike. Volevo di cicletta, però... Pensa a te. Guarda, mancano 25 secondi. È tutto il tempo perché sarà qualcosa. Chi lo sa? Ah, ce l'hai adesso, era un secondo nome. Ma è perfido, potrebbe farlo, ma 15 è molto poco, cioè ci sta facendo proprio. Stai perdendo lavoro. Pensa a te. Questa la tagliamo. Capitale. E 5, 4, Emanuele Viviano. Viviano, overhead. Sì, vabbè. Sono stato bravo, Vabbè, ma io non ho perso e non ho detto niente. No, c'è niente in inglese con lei, ragazzi. È vero. Parte inizia lui. Inizia dalla D di overhead. Inizia dalla D di overhead. Vai. 3, 2, 1. D. Deadlift. Ma vuoi sapere se è uno o tanti? Timer. Oddio. Oh, ma adesso ho più forte di loro. Di voi ce l'ho. Ma cosa è successo? Voi è stato già detto. Sì. Matten. Russian swing. Grazie. Globe squat. Globe squat. Globe. Goblet squat. 7 secondi. 5. Con la T. 3, 2, 1. Eliminato da Daniele. Ho battuto Fuzzi. Questa la mettete. La mettete. Vediamo. Vado in finale. Stubare ragazzi! Oh Gesù! Io contro Danilo! Tia Tumi, doppia T, tiè. No, non guardare me, io sono eliminato. Tostubare, ti ho detto Tumi. Marco, adesso okay. È Y. A Y, ma che è? Dai, così, apposta! Questo è un tiro da 30 metri. Alla... Sì. York qualcosa ci sarà? No. No. Yosemite. Posto famosissimo del CrossFit, lo fanno proprio lì. Gli orsi. Yuri Kelly. Oh, va bene, sì, comunque fai mascolato più. Sicuramente. Non serviva arrivare gli Yuri Kelly. È finito. Ha vinto. Cioè, non so se ho vinto o non ho vinto. Chiediamo al notaio. Notaio, chiediamo. Ma il notaio è tipo sordomuto. No. Parla.
E beh, quindi finisce qua e vabbè, visto che abbiamo dovuto far vincere... Sì. Possiamo dire che io sono stato la sorpresa adesso. Sì, cioè, sì, è vero, la rivelazione anche... comunque. Anche... Sì. Sì. Si vede che hai studiato. Si vede. Mi hanno obbligato. Ha studiato. Hanno dato un bel libro anche studiato. Io penso me lo tatuerò, Globe Squat. C'è spazio qui. C'ho spazio. Va bene ragazzi, Block Squatter. Andiamo al prossimo next gioco. Next gioco? Dai, che bello. Gioco of the day. Andiamo subito. Comunque questo si chiama sequestro. Io voglio dire. Pronti per un nuovo gioco? Il flip da bicchiere. Il bicchiere flip. Comunque, come funziona? Quattro bicchieri pieni di birra o di acqua, vediamo. Il concorrente dovrà bere prima tutto il contenuto. Quattro bicchieri molto pieni. Molto pieni. E quattro bicchieri meno pieni. Allora, il mio gioco è sponsorizzato da ECB, Eternal City Brewing. Ma una roba in italiano, no, mai. Anche da stamina, ricordiamo. Come funziona? Dovete bere il bicchiere e poi farlo flippare. Ok. Quindi farlo girare al contrario. Pronti? Sì. Ready, set, and go! Go! Vediamo Fuzzi. Secondo no. voi chi è che fa? Al contrario. Dai, esatto, così. Oh, attenzione. Fuzzi vantaggio da lì. Niente, perché ci abbiamo messo 10 minuti a capire. Eccolo. Oh! Attenzione! Testa a testa, supera Fuzzi! Danilo, questa volta lo mette dritto alla prima, perfetto. Hai visto che tecnica, Dani? Sì, sapete cos'è il bello? Che non sporca niente. No, nulla. E si capisce che non sta facendo niente. Guarda. Sì, sì. The winner is... And the winner is... Lo stemio! Matteo Fuzzi! Ti avevo detto di non esagerare. Comunque è finito il gioco, Dani. Guarda com'è finita. Dani, è finito. 3, 2, 1, go! Non sta bene. Due. Come ti ho insegnato, No, troppo. Più o meno. Too much. Un filo meno. Ehi, cazzo! Fallo, Luana. Vai! Cosa c'è? Non sputarmi in faccia, vuoi la piedina in faccia? Vuoi fare quello delle piedine? Ti cola nel naso. Come la Coca-Cola. Lei non riesce a prendere. Sta uscendo da qua. Lei c'ha un problema, non riesce a trattenere. No! Bravo! Così come ti ho insegnato. Però io dico se... No, dai, 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 vai, stai sul pezzo. Gestisco. Gestisci. Io lo sapevo. Dai, ce la puoi fare. Adesso lei ti ha confuso, ma tu hai la skill. Non ti ha confuso, mi ha sputato addosso. Ti ha confuso sputando addosso. Lo fa sempre. È uguale. Lei è come la... Lei lo fa sempre di sputare addosso. Lei è come la... Dai, vai avanti, stupisci. Lei è il nemico, è tipo una seppia, lei. Vai avanti, Marco. Come ti ho insegnato? Gestisci. Gestisci. Mamma mia! No, meno. No, non in bilico. Meno, ti ho detto. Ma non riesci a bere. Sì. Va bene? Sì! Provato. No, lui non ce la fai. È la tua chance. Bevi tutto. Wow! Vabbè, ma tu pare che sei al pub. Ma lì al ma tu hai capito? Mi stava fermentando quando... Mi ha sputato addosso e dentro! Io stavo così! Questo me lo tengo io e adesso Luana contro Matteo. Ma noi dobbiamo sterilizzare. Pronta Luana? 3, 2, 1, go! Vai, gestite ragazzi. Ti prego. Non mi fate ridere! Ma io non ti fai ridere. Così funzionava. Oh, no! Uno. Attenzione, cestaccio! Ammonizione! Atteggiamento antisportivo! Va Matteo! Attenzione! No, due! Silenzio! Due! non va! Non ridere! Non sputare! Ha chiuso! E qui! È finito! Il vincitore di questo gioco è Matteo Fuzzi. Oddio! Bravo! Bravo.
complimenti. Bravo. Soprattutto per la gestione. Va bene, quindi siamo pronti, sta per iniziare. 24.3. Dai, sistemiamo, asciughiamo. Okay. Ciao, ciao, ciao ragazzi, bentornati, pronti per il 24.3. Sì. Allora, chi abbiamo? Abbiamo due coppie di sfidanti, non sappiamo ancora se lo faranno tutti insieme oppure no. Dimmi, dimmi. Abbiamo Ariel, perché a te piace Ariel. La sirenetta. La sirenetta Lowen, sì, che ha 29 anni, sì, è un... Pazza, gliene davo di più. Sì, eh. Non l'ho mai vista. La solita storia del CrossFit. No, ma non l'ho mai vista. Ah, sì. Okay. Cioè, avete mai fatto caso che quelli che fanno CrossFit sembrano tutti dei vecchi? Cioè, sì, è vero, infatti, io l'età percepita si alza. Tanto è arrivata terza. Oh, è arrivata a 3. È arrivata a stock. Uh-huh. E niente, sfiderà Sydney Wells, che è la gemella. No, la gemella o sono sorelle? No. Sono sorelle. Sydney, sì. E perché hanno dei nomi e cognomi diversi? No, Wells. Wells. È che di solito non è la Lowe, quella no, la prima è la Lowe. No, di un'altra. Mi stai confondendo. È la birra, ve l'ho detto io. È americana e ha 28 anni. Che lei, l'anno scorso lei è andata ai Games e ha fatto 28esima però ai Games. Sì. La sorella della Brooke? Sì. È arrivata, zitta zitta. Ha detto che è una mezza pippa. Non è una mezza pippa. Non è una mezza pippa. Quella terza, quella è pizzo, sono 28 alieni comunque. Poi abbiamo Jay Crouch, direi Crouch. Mazza, ma le pronunce tu Crouch? Tutte così. È australiano, ha 24 anni. Ma vedi? Bambino. È alto 1,75, pesa 85 kg ed è arrivato ottavo ai Games. Ah, questo è forte. Forte. Ma quello dopo è quello. No, vabbè, quello dopo è scelto. Il mio preferito. Quello dopo è per chi mi segue, non è Krennikov, ma è Shrennikov, perché è esattamente uguale a Shrek. Manca un po' di colore verde. Non è vero. Sembra metti l'orecchia trombetta verdi, dai. Sembra Shrek. Vabbè. Ma è bello come Shrek. Bello come Krennikov, infatti si dice. Ed è russo. Ma vi posso fare una domanda? Ma nel CrossFit si può esporre la bandiera russa? Qui. No, ma l'ho chiesto così. No. Allora, l'anno... Ma ci ho provato. Fino all'anno scorso il leaderboard non c'era. No. C'era... Adesso è diventata bianca. Nel Krennikov è nero bianco. Americana. È americana. Probabilmente ha preso la cittadinanza. Ma non siamo qui a parlare di politica. Roman Krennikov, russo, 28 anni, e qui abbiamo un bel tonnellaggio, 182 centimetri per 103 kg. Una cosa però di filetto magro, magro, magro. Spostalo. Cosiddetta branda proprio. La branda. La branda. È arrivato terzo. È arrivato terzo. Perché si fece male. È arrivato terzo perché si fece male. Ah, doveva fare il double under su una movente, tra l'altro. Cioè terzo si è fatto pure male. Sì, sì, mazza. Restava per vincere. Avrebbe vinto, sì. Io ho bisogno di fare una telefonata a CrossFit e ci... Fate vestire il signore là dietro, per favore, non riesco a concentrarmi. Qualcuno lo fa a vestire? Cioè, voi riuscite a guardare altro? Tra l'altro è imbarazzante perché il banner parte dalla vita, quindi potrebbe essere nudo solo. Nudo? E te l'ho detto prima che era nudo. Ce lo stiamo immaginando tutti. Sembra Fabio di Fabio e Mingo. Vero? Sono pure lì dietro così. Comunque la maggior parte di quelli forti non se depilano, non so se ci avete fatto caso. Sì, io sì, perché sono contro. Cioè, secondo la depilazione, sì, nel CrossFit, no, anche dell'uomo l'hanno già fatto vedere, eccolo là. Sì, sì, era quello, quindi è stato un leak giusto. Quindi, così secco, cioè non c'è stata una presentazione. Trapelate notizie. Non possiamo avere entusiasmo. Oh, anche perché, entusiasmo. Anche perché, attenzione, l'avevamo già scritto. Non predetto, ma scritto. Addirittura scritto, io ho anche preso i tempi. No, se l'avevate copiato, ragazzi. Allora, abbiamo fatto anche un pronostico a 6 minuti e 40 virtuali, quindi ci gireremo verso i 7. Mamma mia. Il 24.3, ultimo workout degli Open, sarà un 4-time di 5 round con 10 thruster con pesi 43-30, 10 chest bar pull-up. Una volta finiti questi 5 giri, un minuto di rest dove caricheranno il bilanciere. E lo porteranno a 61,43. E faranno altri 5 round di 7 thruster e 7 bar muscle up. Con il time cap di 15 minuti.
Dani, hai capito? Io userò tutti e 15 minuti per capirlo. Fuori esseri umani e i cadaveri dentro. Fuori Ciccio Benzina. Ciccio Benzina. Salutiamo Ciccio Benzina. Krennikov. Krennikov. È un orco lui. Comunque. Allora, il tempo virtuale, ragazzi, è 1.2 secondi a chest to bar e 2.6 secondi a bar muscle up senza transizioni. Tempo virtuale, virtuale vuol dire che bisogna aggiungersi tutte le transizioni per andare dal bilanciere alla sbarra, i paracalli, tutto quello che c'è da fare. Siamo tempo virtuale sui 6.40, da lì in su va addizionato quello che gli serve per muoversi. E non, diciamo così, il conto è unbroken, poi dopo su uno spezza ci sono dei secondi e mezzo di attesa. Chi prendiamo? Krennikov. No. Krennikov. E tra le donne? Low. Nessuno. Wells. Due. Un uno. Un telefono solo. Due. Vai. Partiti. And they're all. Cosa avevamo detto? 32 secondi a round? 40. 32, 36. 30. 30. Scusa, hai sbagliato. Krennikov forse ancora non è uscito. Ecco, adesso 36. Ma lui sta così, sta facendo riscaldamento, la passeggiata, respirando. Allora, l'altro sta tenendo il front time, quindi non credo che sia sostenibile. Se è sostenibile, chapeau. Ecco, vedi, devo prendere i tempi a lui. Magari risulta essere un atleta immaturo. 30 ha fatto il primo, tondi tondi. Noi vogliamo vedere lui che scoppia adesso. Non voglio sapere la skin care delle sorelle Wells. Cioè, hanno sempre sta faccia lucida, ma come fanno? Hai detto skin care? Sì, sì. Durante una live di CrossFit. Vabbè, cioè, possiamo. Comunque, cioè, anche comunque, le donne le guardano. Vabbè, comunque cose. Tu lo anche. Cioè, allora parliamo di Kim Kardashian. Cioè, comunque, Kim Kardashian. Comunque un inglesismo, quindi. Sì. Ma perché... Ma inquadratemi Krennikov. Ma prima. No, parliamo di cose interessanti. Ma prima di un WOD del ma genere, si truccano? Sì. No, a parte che gli americani hanno sta cosa di se ti trucchi vai piano. Le ciglia finte, quelle cose tipo, di tipo. Se ti trucchi vai piano. Ma mettono il waterproof. The waterproof. Ma allora, Krennikov sta girando a 39 secondi. E sta andando piano. E sembra che stia andando piano, in verità. Cioè, no, fianco no, a loro. Sta andando molto forte, ma adesso se l'altro tiene sto ritmo. Chapeau. Madonna. E lo terrà. Vedi che anche lei, Vedi com'è più Ariel. Conservativo e metodico. Sì. Sembra che sappia fare CrossFit, Krennikov. Sicuramente. È te. Ma non sta andando un po' troppo piano, no? No, tu potresti avere ragione. Però. Però non gli va. No, non è che non gli va. Probabilmente. Direi che i suoi sono 50 thruster, 50 chest to bar più di un fran, eh? Cioè è l'ultimo, lo davano e poi cioè, dopo ce ne sono 7 più 7. Sì, sì, sì. No, cioè, i conti dei primi, cioè quel peso leggero, peso del fran. Io vorrei aver preso, cioè vorrei capire il quinto round di Jay Krause qual è come tempo e poi come attacca dopo nel bar muscle up, perché se dopo oi. Ah, questo è il break del quinto? Ah sì, sì. Sì, sì, sì. In 2.57 più o meno. No. Madonna. Io non riesco neanche. Io basito. Io non riesco neanche a entrare in palestra. In 2 minuti e 70. Non ti sei ancora cambiato le scarpe. A tirare sulle ginocchiere. Come fa? Io sono un po' triste per Krennikov. Perché non metti? Sta soffrendo lì. Io solo 6.40. È umiliante, c'ha lo stesso ritmo di Ciccio Benzina. Cioè, wow. No, dai. Però è la... Non lo so, è. Lo vedo sofferente. Ma molto. È in stanchezza. Ma il suo solito sguardo. Ma sai cosa? Sembra. Secondo me ha mangiato un uomo spesante. Lì a Nashville. Ha fatto merenda con Ciccio Benzina di prima. Sì, ha fatto tipo una carbonara di troppo e la sta pagando. Sembra quasi che non si sia scaldato abbastanza. Loro sono freschi e tosti come delle però guarda, guarda. Anche la Wells si sta mettendo, cioè adesso a livello psicologico vedere uno che inizia mentre tu ancora stai recuperando è devastante. Devastante è la mia vita questa, lo sapete? Vedere sempre gli altri che vanno avanti. Cioè io psicologicamente so sempre provato. Credo ci sia la possibilità che Jay Krause si pianti. No, sta andando. A giudicare da quello che vediamo. Adesso sarebbe bellissimo se facessi tipo 3, 1, 1, 1. No, adesso sarebbe bellissimo.
bravissimo se facesse come quello di prima, scarica, capito? Scarica! Ci aggiungo pesa Grenico? 103. Io domani lo faccio e batto Grenico, perché non puoi andare peggio di quello. Allora, adesso gira 46. Ma è proprio sofferente. Sì. O non gli va, sai, sono quei giornate, no, secondo me ha trovato traffico su raccordo per arrivare. Sì, quando parte male, poi dopo non la aggiusti più. Quando arrivi al box e c'ha avuto una giornataccia. Per quel giorno lì. Io guardo i pettorali. C'è anche esploso. Sì, 46-1,7. No. L'abbiamo perso. Ma vedi che sta giù. Ma non ce la fa, non si qualifica. Ma no, vince anche che. Come? No, secondo me muore adesso. No, è strano vederlo così. Sì, un po' rimesso, un po' perso. Con l'occhio spento. Adesso ma ha senso andare vedendolo, quanta voglia ci avete di farlo? No, ovo. Cioè, io mangio sulla lavagna proprio. Ovo è zero, Per Luana ovo è zero. Ah, sì. Poi dopo affondi di lunedì. Ah, arrivai. Vedrai. Mamma mia, che se. Non riesco a stare seduta sul divano. È l'ultimo giro di D. Crouch. Sì. Vedi, ora si mette giù, accovacciato. No, ma sta lì dicendo, così. Ma che cazzo mi è successo così? Sì, arriverà. E ha messo la droga nella borraccia. Gli alieni che lo chiuderanno sotto gli 8. Sicuro. E da quando è diventato americano? Ha avuto questo. Sei imborghesito. Sei imborghesito. Ha perso la castimma. Adesso ormai. Meno male. Ma guarda, se. Ma meno male che Putin lo sta vedendo. Mamma mia. Ma comunque per 3 anni gli hanno negato il visto. Quindi. Poracce. Sta per concludere, Crouch. Siamo a 9 minuti. 1:22. Sì. No! 5-2 però ragazzi, no, è veramente. Vabbè, sarei attaccato dopo 4 secondi neanche, sì, direi che glielo per. Ma è partito fortissimo. 9:13. So. Time. 9:13 è poco, ragazzi. Comunque. Sì, ma lo asfaltano adesso questo. Anche Krenico va all'ultimo. Sono andati male, No, sono andati male e male adesso. Cioè, voglio dire, comunque sembrava andasse piano, però è a 30 secondi da quell'altro, che... Tu dici che ce l'aveva in mente di andare così piano? No, perché dimostrano i numeri. Cioè non ci stava nei numeri, no, era... No, cioè sta proprio male. Cioè è fuori dal suo posso fare una telefonata se vuoi, sentire. Senti un attimo. Senti quello di male senza maglietta. Ti parlo. Cosa fai? Lo fai? Sì, però tu dici i tuoi segreti per fare, per renderlo fruibile tutto il mondo del web, per renderlo fruibile, per farlo un po' meglio del popolo del web. Dai. Farlo meglio di Crouch. Meglio di Crouch. Meglio di Crouch. Più piccole, stamina più piccole. Queste non ci stanno. Allora, cosa dobbiamo fare? Dividiamo il workout a metà. Abbiamo la parte che chiameremo in questo momento A e la parte che chiameremo B. Voi domani andrete al box e farete un ottimo warm up e cercherete un tempo, questo tempo, un tempo, prendete un tempo sostenibile che si chiama tempo per round di questi due esercizi. Non lesinate. Parlo in camera, non lesinate, fatelo un paio di volte in modo tale che sia reale. Man broken o rispezzo? Io parlo di tempo, cioè, non parlo di volte, non parlo di reale. Che significa? Cioè, se tu fai i thruster su 10, tu magari hai bisogno di fare 5-5. Faccio un esempio. C'è chi farà 4-3-3, c'è chi li farà tutti e 10 unbroken. Stessa cosa con i chest to bar. Però una volta subito, sì. Cioè nel senso tu lo devi sapere, sì, prima. Una volta deciso in base al tuo fitness level, mm-hmm, come gestirai questo, sì, questo set, gli attribuirai un tempo. Questo tempo dovrà essere sempre lo stesso per 5 round. Questo è il tempo. Questo è il tempo uguale. Ma noi tutti comuni mortali che faremo? Allora, faremo il massimo i primi due giri e poi ecco, esatto, la nebbia. Che è quello che non va fatto
Infatti il nostro Jay è stato sui 35, adesso non lo so, dopo devo guardare il video, però facciamo finta che ha fatto 35, 35, 35, 35 e fino a qui tutto bene. Un minuto di rest per tutti e poi parte B, quindi di nuovo al box farete il warm up sulla parte B, attribuirete di nuovo un altro tempo per round. Questo è un po' più complicato perché ovviamente sarete tassati da 50 chest to bar, quindi non fate gli eroi facendo 7 bar muscle up unbroken al primo round e poi finite a fare delle singole. Queste sono unbroken. Queste sono le singole. Questa è l'unbroken. Ah, questa è l'unbroken, somiglia un po' ai round, e poi ma queste sono, non queste, è. Questa non è la disfatta di Caporetto. Ah, okay. Stai lì a guardare la barra. La caduta, cioè, la caduta, la caduta verso gli inferi. Fai un po' di... Perfetto, quindi abbiamo detto che qui invece sei sui 45, loro 45, sono 45 eccetera. Quando lo sbagliate? Lo sbagliate se fate, diciamo così, 45, 1 minuto e 20, 2 minuti e boom. È già okay, caduto. Finito, caduto. L'abbiamo visto un po' con Crenico. Sì. Io vi posso dire il mio segreto per farlo. Sì. Mai, sì, io lo voglio sapere. Dico io, perché lui chi è? Allora, questa qui, vedete, è la sbarra dove fate le trazioni. Vi portate la corda per fare i double under, la mettete qui e vi ci impiccate, ragazzi. È l'unico vero modo per fare sta roba qua. Per superare il momento. Sì, sì. Al terzo, uscite quarto. Dal box dritti orizzontali, però non ci pensate. Uscite orizzontali con i piedi. Non ci pensate. Esatto. Prego. Esci con i piedi. Comunque possiamo dire che se faccio crossfit io lo possono fare tutti. Quindi il crossfit è uno sport inclusivo. Inclusivo, va bene. Vabbè, bene ragazzi, ragazzi, è stata buona serata. Piacere. Grazie. Avervi con noi su questo divano. Sì. E sì. Niente, quando ci vediamo, ragazzi? Nel garage di chi lo sa se mai ci vedremo. Magari. Sicuro. Però abbiamo detto che facciamo una live nel tuo garage mentre sì, fai il workout. Adesso ormai che l'hai detto dovremmo farlo. Guarda che la prossima mia. Tra i prosciutti. Tra i salami. Tra i salami. Tra i prosciutti va bene, uguale. Perfetto. Bene. O all'anno prossimo. Ciao! Ciao ragazzi! È stato bello. Grazie. Grazie mille a Mansarda Valverde B&B per averci ospitato per questo nuovo video.